di iniziare questo video, ma cerco di sistemare i miei capelli e non ci riesco in nessun modo, quindi accettiamoli per quello che sono oggi, ok? Un disastro. Comunque, oggi voglio fare questo video un po' particolare, ma in realtà è molto serio, perché ho testato le mutande per il ciclo, ragazzi. La biancheria intima per il ciclo se ne sente parlare tantissimo, sono uscite tipo 2014-2015, ma in Italia secondo me si parla molto di più di queste mutandine da un paio d'anni, da un annetto a questa parte, e dopo tutto l'hype ho voluto assolutamente testarle, provarle per voi, e vi farò sapere i pro, i contro, la mia esperienza nei minimi dettagli. Quindi se ci sono maschietti che vogliono vedere questo video, no, via, a meno che non vogliate vederlo, cioè se lo vedete per prenderci in giro, via, se lo vedete invece per curiosità e informazione personale, va anche bene. Quelle che ho preso io si chiamano Thinks e sono un brand molto conosciuto, ma non è l'unico. Io le ho trovate su ASOS e so che le vendono anche su altri siti, però visto che io faccio spesso shopping su ASOS, le ho semplicemente aggiunte quando facevo l'ultimo ordine. E le mie sono, vedete, su 4 goccioline, le mie sono assorbenza 2, quindi un'assorbenza media. In realtà io consiglierei, dopo averle utilizzate, io consiglierei di andare piuttosto su di una gocciolina, tanto per stare sicuri naturalmente, piuttosto che il contrario, cioè prenderne una in meno e appunto magari rischiare, direi anche no. E queste appunto sono delle mutande che vanno a sostituire completamente l'assorbente, ragazzi. Sono appunto assorbenti, assorbono e non, teoricamente, non dovremmo aver bisogno di nient'altro, né salvaslip né nessun altro tipo di assorbente, bastano queste. E già questa come idea secondo me è una figata, perché sarebbe tipo la liberazione, no? Quando ho iniziato a provarle ho detto: cavolo, adesso mi cambierà la vita, non userò mai più assorbenti, yeah! Ok, devo dire che non è proprio così, però sono state comunque una scoperta eccezionale. Ci sono diversi modelli, diverse misure, diverse colorazioni. Io su ASOS ho trovato solo queste nere, almeno nella mia misura, e volevo prendere la brasiliana in realtà, ma non era più disponibile, quindi alla fine ho testato quelle, insomma, classiche, la mutanda classica da ciclo. Io le ho pagate 38,99, ragazzi, quindi sicuramente mi direte sono carissimi, Nicole, 38,99 un paio di mutande, sì, assolutamente sono molto, cioè non sono economiche per niente, però se consideriamo, ragazzi, il risparmio nel lungo termine, se non compriamo più assorbenti o ne compriamo molti di meno, e comunque è notevole, e quindi viene ammortizzato un po' il costo iniziale nel lungo termine, nel lungo periodo, anche perché, e questa cosa volevo menzionarla proprio perché è una cosa che non mi va giù, anche perché in Italia gli assorbenti sono considerati beni di lusso e quindi tassati al 22%, quindi costano di più. Lo so, è assurdo, dovrebbero essere dei beni di prima necessità, ma sono dei beni di lusso, e quindi a maggior ragione risparmiamo ancora di più. Comunque parliamone di questa cosa, come può essere che siano beni di lusso? Come può essere? Forse dovremmo, cioè possiamo forse vivere senza, noi donne? No. Quindi come fa a essere un bene di lusso e non un bene di prima necessità? Cioè, forse dovremmo uscire senza l'assorbente, creare un patatrac, forse gli uomini che fanno ste leggi forse si ricrederebbero e andrebbero a tassarli come un bene di prima necessità, appunto il 4%. Piccola parentesi, comunque appunto andiamo a risparmiare se consideriamo il prezzo nel lungo periodo. Allora, io inizialmente quando ho sentito parlare di queste mutande per il ciclo ho pensato tipo alle cose delle nonne, no? Tipo quando non c'erano gli assorbenti e come dovevano arrangiarsi loro, eccetera eccetera, quindi mi è sembrato un po' appunto di tornare tipo indietro nel tempo, no? Come idea. Invece se ci pensate bene è un'idea molto moderna, perché comunque andiamo ad eliminare tantissimi tantissimi rifiuti e quindi è molto molto eco-friendly, quindi sicuramente vanno prese seriamente in considerazione proprio per tutti i rifiuti che possono evitare. Allora, inizialmente, allora vi dico che addosso non sono strane da indossare. Il primo giorno si sentono un pochino più spesse e qua sotto specialmente si sente che c'è una specie di inserto, ma molto 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 sottile. In realtà appunto indossate inizialmente è un pochino strano perché sembrano un pochino più spesse, però dopo la prima giornata non ci fai più caso. La cosa che mi è piaciuta moltissimo è che non si vedono addosso, nonostante siano comunque spesse, hanno questa
tutto elastico così, non lo so, ma in ogni caso non si vedono attraverso i vestiti, quindi questa cosa mi ha stupito, perché mi aspettavo tipo i mutandoni della nonna spessi così, invece no, non è assolutamente vero. Io sono abituata agli assorbenti interni, uso solo quelli da quando avevo tipo 16 anni, quindi per me è stato un pochino strano. Però devo dire che non ho sentito, cioè sicuramente danno molto molto meno fastidio rispetto agli assorbenti esterni, ecco, che io non riesco a sopportare, quindi se dovessi scegliere tra un assorbente esterno e queste, sceglierei mille volte queste. Vi dico la verità, inizialmente avevo tanta tanta paura di sentirmi bagnata, cioè di andare in giro e avere questa sensazione di bagnato, che è una cosa terribile, per cui qualsiasi ragazza tornerebbe a casa di corsa, ok? Quindi ero un po' timorosa su questo, perché ho detto com'è possibile, cioè nel senso mi darà fastidio, è impossibile. In realtà no, mi è successo solo una volta quando il mio flusso era veramente, cioè sono uscita per troppe ore e quindi lì è successo un po' un patatrac, perché non solo è fuoriuscito tutto quanto, ma io dovevo anche cambiarmi e quindi mi sono portata dietro le mutandine, e vi posso garantire che se non sei a casa, dover cambiare le mutandine, avere un sacchetto pulito nella borsa per rimetterle dentro, perché poi appunto devi portarle a casa e lavarle, sicuramente non le butterai perché costano 39 euro, e quindi poi devi cambiare eccetera, è un po' diciamo un po' stato problematico. Quindi quella volta ho veramente sentito questa sensazione di bagnato, però io sono, diciamo che ho sottovalutato secondo me il mio flusso in quella giornata, perché avrei potuto utilizzare quelle da 3 goccioline e probabilmente non avrei avuto questo problema. Quindi questo è stato un po' così, perché dici sono fuori casa e non è facile come cambiare un assorbente, devi per forza cambiare completamente, poi per questo lato qui non sono molto pratiche. In linea generale però la paura che avevo di avere la sensazione di bagnato era solo una paura che avevo io nella testa praticamente, in realtà a parte quella volta che è successo il disastro non ho mai avuto questa sensazione di bagnato o di fastidio, proprio devo dire per niente. Una cosa molto importante, vanno prese almeno 4-5 paia, perché durante la giornata dobbiamo cambiarci molte volte, poi dobbiamo lavarle e asciugarle eccetera eccetera, quindi non è fattibile prendere 2 paia per dire, cioè dovete avere tante paia in modo da potervi, cioè da poter cambiare, lavarle ogni volta, aspettare che si asciughino e nel frattempo averne già altre di pulite da portare con voi oppure da appunto cambiare al volo. Quindi calcolate, secondo me 4-5 paia è proprio il minimo per stare tranquilli, specialmente se avete un flusso più abbondante e dovete cambiarle molto molto spesso, perché con il flusso che ho io queste le cambiavo ogni 3-4 ore, però se avete un flusso abbondante, anche se prendete quelle molto molto più assorbenti, se dovete cambiarvi ogni ora e mezza, è appunto un po' un problemino. La prima volta ero tentata di aggiungere un salvaslip, però poi ho resistito perché non volevo barare, ma inizialmente è strana la sensazione, poi ti abitui. Appunto la cosa importante è rendersi conto di quando dobbiamo cambiarle, e io forse per questo mi sono un po' pentita di averle prese nere, perché non si vede assolutamente nessuna macchia, non si vede niente, quindi non ti accorgi quando magari sta fuoriuscendo dall'altra parte. Quindi se posso consigliarvi, prendetele appunto, mi sa che si trovano beige o bianche, penso sia molto meglio, cioè non è bello il fatto che si veda, ovviamente, però è utile il fatto che si veda. Io le ho testate anche in bicicletta, ragazzi, quindi muovendomi eccetera, e hanno resistito bene, devo dire che sono molto ben salde alla gamba e quindi non permettono fuoriuscite. Nel dubbio prendete piuttosto una taglia più piccola, perché devono essere bene aderenti al vostro corpo naturalmente. So che molti si preoccupano per l'odore e qui vi devo dire che è un punto un po' a sfavore, perché allora fino a quando naturalmente trattengono tutto non c'è nessun tipo di problema, non c'è nessun tipo di odore e non c'è sensazione di bagnato. Nel momento in cui appunto comincia a, cioè devi cambiarti, inizi a sentire appunto la sensazione di bagnato e a sentire l'odore, che però è inevitabile più o meno anche con gli assorbenti, anche se devo dire con queste l'odore si sente un pochino di più per quanto mi riguarda, però appunto solo nel momento in cui dobbiamo andare a sostituirle. I pro sicuramente il fatto che sono super eco-friendly, perché
con queste, lavandole eccetera, non facciamo rifiuti, non buttiamo più assorbenti usati, e quindi naturalmente per questo vanno prese veramente seriamente molto molto in considerazione. Altro pro sicuramente è il fatto che non dobbiamo preoccuparci di avere assorbenti dietro eccetera, cioè usciamo con queste e siamo a posto, però dipende per quante ore naturalmente, e qui è un po' complicato inizialmente perché bisogna capire, cioè con queste a flusso, cioè a goccioline due medie, per quanto tempo sono tranquilla, e naturalmente il primo giorno, secondo giorno con il flusso è più abbondante, almeno per quanto mi riguarda, dovevo cambiarle più spesso, poi dovevo cambiarle meno spesso, bisogna un attimino farci l'abitudine. Di contro ragazzi, come vi dicevo, quello che mi è successo è specialmente chi ha un flusso molto abbondante, che il mio sicuramente non è abbondante, quindi chi ha un flusso molto abbondante come fa? Nel senso, tu esci, sei fuori magari per tante ore, devi ogni ora e mezza devi cambiarti, come fai? Cioè devi spogliarti completamente, togliere i pantaloni, togliere le mutande, avere appunto un sacchettino pulito, che io grazie al cielo mi ero preparata un sacchettino pulito dove metterle per poi appunto portartele a casa, quindi devi avere anche una borsa abbastanza grande, e per poi appunto lavarle, e al momento devi avere anche il paio pulito con te. Però la cosa più secondo me scomoda è doverle cambiare, specialmente in un bagno pubblico, a casa di qualcun altro, cioè il bagno pubblico mille volte peggio, per l'amor del cielo, che sono sporchissimi, però per quanto riguarda questo non sono molto molto pratiche, perché è molto più semplice andare a cambiare un assorbente in un bagno pubblico dove non vuoi toccare nulla, piuttosto che cambiarti le mutandine, doverti togliere i pantaloni oppure le collante oppure vestiti estivi tipo tuta, jumpsuit unica, quindi per quanto riguarda questo purtroppo non sono comode, quindi secondo me chi ha un flusso molto molto forte le può portare più che altro a casa, perché se devi poi ogni ora avere tutto sto casino non so se ne vale tanto la pena. Se invece ovviamente siamo a casa sono molto molto più pratiche, molto molto più comode. Ecco, per quanto mi riguarda non credo che diventeranno una abitudine per me, non penso che per quanto mi riguarda sostituiranno completamente gli assorbenti, però quando sono a casa sono super super comode, perché tanto anche se sei a casa è facile cambiare, non è un problema, non è un problema mettere subito a lavare, e quindi quando sono a casa mi trovo molto molto più contenta di utilizzarle. Quando sono fuori devo dire la verità, ni. Ma qui voglio sentire anche le vostre esperienze, chi di voi le ha provate, come vi siete trovate, scrivetemelo. Se avete avuto anche voi come me più o meno le stesse difficoltà tecniche, le stesse paure, e poi se anche per voi invece sono state una rivelazione, anche se purtroppo hanno i loro downside, quindi hanno i contro, però secondo me come alternativa sono assolutamente appunto valide e da prendere in considerazione, secondo me non se ne parla abbastanza. Una cosa naturalmente possiamo andare a combinare, cioè potete usare anche la coppetta mestruale se avete paura che fuoriesca qualche gocciolina, invece che andare ad utilizzare l'assorbente normale possiamo utilizzare queste. Io anche nei giorni quando mi sta finendo il ciclo sono molto molto comode, perché magari sono senza assorbente, penso che sia finito, invece non è finito, e queste ti salvano la vita, quindi si possono utilizzare veramente, ci si può ingegnare diciamo. Quindi per quanto mi riguarda hanno grossi pro e qualche contro, quindi mi sono trovata bene, non sostituiranno per sempre gli assorbenti per quanto mi riguarda, però molto spesso, spesso possono assolutamente sostituirli, e specialmente quando sono a casa, ecco, per essere molto molto onesta. Se invece ancora non le avete provate, fatelo e poi venite a dirmi la vostra esperienza. Quindi questo è quanto, io vi mando un bacio grandissimo, vi abbraccio forte forte, aiuto, forte 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 forte, e noi ci vediamo domani sempre puntualissimi 17:30 con un nuovo video. Non dimenticate di mettere like se vi è piaciuto, e iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere i miei prossimi video. Ciao.